È rimasto incastrato in un macchinario di un'azienda di San Marco Evangelista a Caserta, in cui lavorava già da qualche tempo e che produce laminati in alluminio. Giuseppe Borrelli, 26 anni, napoletano, è il più giovane di quattro operai morti in 24 ore. Sei le vittime di incidenti sul luogo di lavoro dal lunedì. Un contratto da precario in una ditta esterna che pare gli fosse stato rinnovato da un mese. Un numero impressionante, commentano i sindacati, per una strage, ripetono, che deve finire. Lo scorso anno sono stati oltre 1.000 i morti sul lavoro. Nei primi 3 mesi del 2024 la conta delle vittime ha già raggiunto i 200. Da Brindisi a Trento, dal Frusinate a Carpenedolo, nel Bresciano, in Lombardia, dove un uomo di 43 anni è morto dopo essere precipitato nel vuoto mentre era a lavoro in un cantiere per conto di una ditta esterna. Così a Tiarno, Trento, in una falegnameria, un 59enne è stato investito da un muletto carico di legna guidato da un collega. Avrebbe compiuto 38 anni il giorno dopo. Gianfranco Conte, sposato e padre di due bimbe, rimasto schiacciato da un macchinario nella fabbrica di Tuturano, Brindisi, dove lavorava. Infortuni sul lavoro, sui quali la magistratura sta indagando. Bisognerà stabilire se queste morti potevano essere evitate e dunque se siano state adottate tutte le misure di sicurezza previste.